Fuori. E la deliziosa Elsa Martinelli, permette signora. Buonasera. Vede come sono compito, come sono bellino? Ma lei lo è sempre. Le bacio la mano. Come sta? Sta bene? Molto bene, grazie. Senta, è d'uso qui al Musichiere, quando viene un ospite, domandare che cosa farà, che cosa fa. Lei che sta facendo qualche film? No. No? Ha in programma di farne? No. No? Va a vedere i film suoi? Mai. Oh, credo bene. No, dico no, ha detto sempre no, solo per questo dico no. Senta, signora Martinelli, che cosa fa? Signora? Signora Martinelli, che cosa fa? Cosa faccio? Sì. Ma le dirò, forse per risollevare un po' le crisi del cinema italiano, perché tutti i produttori sempre dicono: ah, signora Martinelli, se io avessi un soggetto, non sa, glielo darei a lei. Allora io ho scritto un soggetto cinematografico. Ah, ecco, e così risolleviamo la crisi del cinema italiano. Col soggetto suo. Speriamo. Lei adesso ce lo racconta e noi, belle, tranquilli, tranquilli. No, troppo complicato. Come troppo complicato, signora? Complicato perché è una cosa nuova, un sistema tutto nuovo, perché? Niente, è un racconto, una specie di racconto. Con dei sottofondi così di musica ogni tanto, rumori, cose del genere. Con una sonorizzazione? Naturalmente, allora, è troppo complicato. E lei mi ha recato offesa. Perché? È perché qui quando si parla di sonorizzatori, qua ci sono io. Vabbè, arriva, ma lei fa il musichiere. No, faccio tutti i rumori del mondo. Lei racconti e io faccio i rumori. Lei non si preoccupi, basta che racconta con chiarezza e mi fa comprendere quelle le parole, io faccio i rumori. Lei non si preoccupi, vada. Va decisa, bene. Pronta. Dica, dunque, dica. Era una fredda notte di dicembre, sì? E il vento ululava. Ma questo è il vento, ma questo è uno zeffiro gentile. Beh, allora lei mi doveva dire, è un vento di tramontana ululava. Ululante. E io glielo facevo più forte. Va bene? Beh, se proprio non può fare di meglio. Non posso proprio, dico. Andiamo avanti. Nella casa disabitata un'imposta batteva sinistramente. Nella notte. Sinistramente. Sinistramente. Qua a sinistra. Paran. Paran. Ma cos'è sta cosa? È un bel imposta e batte, no? Così. Fatta un po' familiare. Imposta di famiglia. Andiamo. Su. Coraggio. No, ma lei la prende troppo sul ridere, è una cosa seria. Vabbè, io la faccio seria, guardi come la faccio seria. Dunque, dica. Senti, non me lo ricordo. Di lontano, improvvisamente, due fari bucarono la nebbia. E questo non muoveva nessuno a me. E sulla strada provinciale comparve una macchina. Ma lei sempre il vento, Riva. È una macchina che va come il vento, non si preoccupi. Troviamo sempre la giustificazione, vada avanti. Dunque, questa macchina si fermò davanti a una casa. Sì. E ne discese una donna chiamata Rosa. Vabbè, ma come si fermò? Così? Con uno stridio di freni. Ah, ecco. Che c'entra lo gnao? No, questo è il gatto che avete ammazzato al rally del cinema. Dunque, si fermò davanti a questa casa e ne discese una donna chiamata Rosa con un neonato in braccio. Ah, plof, plof. Neonato in braccio. E plof, plof, questi sono i passi di Rosa sulla nebbia, no? Plof, plof. Neonato. E beh, il neonato dorme, non fa rumore, sta dormendo. Vabbè, dorme, faccia il rumore del neonato. Ah, vabbè, che vabbè. Dorme. Eh? Ma questo è Cavicchi da piccolo. Vabbè, anche Cavicchi ha avuto un'infanzia, abbia pazienza, su. Andiamo, su. Dunque, nello stagno le rane gracidavano. E i grilli frinivano. Secondo lei questi sono grilli? Perché quelle di prima erano rane. E rane gli sono andate bene, i grilli no. Nella stalla un cavallo alto nitriva. Che? È un cavallo malnitrito, non si preoccupi tu. Su. Oddio. Coraggio. Da una grondaia scandiva il tempo il gocciolio dell'acqua. Bravo, finalmente ne ha azzeccata una. Solo in Europa io faccio queste cose. Solo in Europa. La porta del castello si aprì. Sì. E uscirono degli uomini mascherati. Li contai, erano 20. Erano 20. Tutti e 20 innamorati di Rosa. Ancora il vento. La rosa dei 20, l'ha detto lei, scusa, abbia pazienza. Sì, ecco, io lo sapevo. Va bene.
Niente, niente, questo soggetto non arriverà mai in porto. Vabbè, pazienza. Allora salutiamoci, non ne parliamo più. Come salutiamo? Io devo cantare. Ah, devi cantare, proprio no, io non vuole rinunciare. Non vuole rinunciare. Fare i rumori a lei. No, è venuta a cantare. Sì. Va bene, per quanto, guardi, il fatto di canto, lei ha un precedente che non depone molto a suo favore. Cioè? Mi ricordo che lei una volta in una trasmissione di Primo Applauso, lei dette un 5 ad un cantante che imitava Claudio Villa, se lo ricorda, sì. Ma proprio per questo? Perché imitava Claudio Villa? Eh già. Ah, perché non le piace Claudio Villa? No. E così scontentiamo metà degli italiani, dico io. Beh, allora dirò che mi piace. E così scontentiamo l'altra metà. Dico, ma... Ma e lei non deve fare queste dichiarazioni così brusche, deve tenersi sempre così su un piano diplomatico. Ma si chiede un gioco, si può dire quello che si pensa. Senta, ma mi dica la cortesia, mi usi una cortesia, perché non le piace Claudio Villa? Non è che non mi piace, è che io ogni volta che tento di cantare scopro che imito Claudio Villa. Ah, allora questa è una cosa dentro di sé, è un complesso. No. Lei prova a cantare e si accorge di somigliare a Claudio Villa, perciò si odia in quanto che non riesce a cantare come Claudio Villa. No, per Claudio Villa lui va bene, Claudio Villa a me no. Ecco, allora eccolo lì il complesso. Vabbè, adesso questa sua asserzione mi permette di dire che alquanto audace. Allora, sentiamo in quale maniera lei somiglia a Claudio Villa. Che cosa ci canterà? Cosa ci canterà? Un momento. Ah. Canterò... Su. Borga antico. Bravo. Di buona volontà, buona cura e buona fortuna. Va, coraggio. Oh borgo vecchio, borgo degli amareti, che il poeta immortalò. E li ho rivedo pallidi e tremanti, come amore li avvinghiò. Borga, ascolta, questa volta la strana storia che narrarti va. Cielo vago, io d'invago, ma per le strade tue si perde l'eco, che dice cor a cuore, che spasimi per me, sopporta il mio adalare, cuore, non sai perché. Non beve, sono ubriaco, non c'è che per tal gioco l'amor. Ho perso in mezzo a queste rose gialle la speranza di un chissà. E la speranza mia si perde a valle con la mia infelicità. Ora no. Sono e dimmi è troppo tardi, non verrò. Bore ganetica e il cielo è diventato color fuoco e il sogno mio si spegne. Bravissima, prego. Caro Villa, sapevo tutto. Va bene, hai capito? Stai convinto il musichiere? Hai capito che ti convinto il musichiere? No, io ho premesso che era un gioco, veramente. E lei ha premesso che era un gioco, però sapeva qualche cosa, ma non tutto. Tu non sapevi perché ti abbiamo chiamato. No, tu vieni qua stasera, poi al cielo. Hai sentito come fa la tua imitazione? Sì. Malissimo. No, molto bene. Molto bene. Spiegata, molto che spiegata. Devi dire? Sì, è così sì. Bellina che altrimenti... Adesso, poi, no? Adesso permette di dire una cosa, adesso dice... Claudio Villa è diventato ancora più prezioso, viene alla televisione soltanto per fare il finale e poi torna a casa. Che bravo! Ed ecco, signora Martinelli, il musichiere. Ma due, no? Ma lei è una bambina sola, un bambino solo, no? No, uno per la bambina e uno per me.
È una maniera graziosa con un'altra per dire che lei è ancora una bambina. Allora, eccole non l'altro sono musico. Vecchia. Grazie. Rivederla e grazie assai. Grazie. Grazie. Simpatica. Vai tu. Senti un po' una cosa. Non credere di cavartela così, vero? No, io ho fatto il... Io, no, no, per questa sera basta, perché non vogliamo mica giocarci Claudio Villa così. No. Sai benissimo quanta gente ci scrive. Ma chissà che vuole... quanta gente... Meno male che ha fatto il finale solo. No, non è vero affatto. In tutti i modi, in tutti i modi noi possiamo contentare anche quest'altra gente, perché sì, tu devi ritornare qui da noi in qualità di esperto. Noi sappiamo che dovrai partire per una tournée, sì, allora prima devi venire qua. A cantare chiaro? Un bel calipso. No, niente calipso, no. La cosa sarebbe troppo facile. Che calipso oramai... ci va? No, hai dato delle prove ben più di cose difficoltose, in quanto che tu a 24esima ora alla radio hai fatto una furtiva lacrima veramente bene. Allora, non ti dico che faremo una cosa del genere, ma ti abbiamo preparato una grossa sorpresa, mamma caro Claudio. Mamma mia, mamma mia. Quindi noi ti aspettiamo qua, prima che tu parta. È una promessa che facciamo anche a tutti i tuoi fan. Senz'altro. Va bene? Grazie, grazie. Caro Claudio, eccoti il musichiere. Grazie. E questo non è che un anticipo, allora, per quello che farai quando verrai qua in veste ufficiale di esperto, va bene? E se non me lo merito me lo togli? No, oramai te l'ho dato, questo nessuno te lo leva. Grazie. Buonasera. Claudio, e arrivederci prestissimo. Era diventato famoso. Ognuno è il suo. Aspettare arriverà, ognuno al suo